Fragoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, faccio un nuovo tag perché mi ha taggato Sara Magic. E dato che ha inventato lei questo tag e mi ha taggato, lo voglio fare anch'io. Allora, questo tag si chiama Magic's Mass Tag. Spero che l'ho pronunciato bene perché c'ho qua le domande. Comunque, le domande sono 11. E prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se volete altri video di questo genere. Seguirmi su Instagram, non so dove lo metto. È un commentino qua sotto. Iniziamo perché qui ci sono troppe persone che mi interrompono e non riesco a fare neanche un video. Comunque, la prima domanda è: come ti senti quando arriva il Natale? Allora, cioè, a me piace il Natale, mi sento felice. Più o meno perché ricevi tanti regali, per modo di dire. Comunque ricevi regali e mi sento, non so, contenta, felice, perché poi ovviamente fai anche l'albero di Natale, metti la decorazione e dato che a me piace la decorazione, mi piacciono gli alberi di Natale, eccetera. Ovviamente sono contenta perché posso fare anche queste cose qua. Seconda domanda, vado veloce perché sennò questo video dura troppo. Il regalo più atteso da bambina. Allora, io da piccola volevo un animale e gli rompevo sempre le scatole a mio padre perché volevo un cane. Ovviamente volevo sia il cane che il gatto. Comunque, dopo tanti anni che gli ho rotto le scatole a mio padre, poi alla fine me l'ha comprato, per cui alla fine mi ha preso il cane, tranne il gatto, che il gatto ovviamente non me lo voleva prendere, e tantomeno neanche adesso. Però vabbè, a parte questo, il regalo più bello, più atteso che volevo era praticamente il cane. Terza domanda, le tue figure natalizie preferite? Non è che preferisco, diciamo, chissà cosa. Boh, secondo me o l'albero di Natale, oppure le renne, qualcosa, non so, anche qualche oggetto da mettere su come mobile, più o meno queste cose qui. Però non è che ho, diciamo, preferenze o mi piace chissà cosa, perché, boh, a me piace tutto, in poche parole. Quarta domanda, fai l'albero di Natale l'8 dicembre o quando capita? Allora, no, io l'8 dicembre ho sempre fatto l'albero di Natale, perché ovviamente è tradizione. Quest'anno ovviamente l'ho fatto prima, a novembre, se non sbaglio il 27 novembre, per il semplice fatto che eravamo in quarantena, poi è successo questa cosa qui, e diciamo che ho iniziato anch'io a farlo prima, perché ho visto tante persone che lo facevano, ho detto vabbè, lo faccio anch'io. Però io sempre l'ho sempre fatto l'8 dicembre, che è l'unico giorno in cui io faccio sempre l'albero. Invece, vabbè, solo in questo mese è stato un periodo così, solo per quello. Poi, quinta domanda: negli ultimi anni nei negozi ci sono cose natalizie già a fine ottobre. Ti piace questa cosa o no? Secondo me, preferirei che li mettono verso novembre, a fine novembre, le cose di Natale,
e non a ottobre così, perché cioè, il Natale secondo me deve essere verso l'ultima settimana di novembre e secondo me l'8 ottobre no, secondo me a novembre. Per cui ti piace questa cosa? È no, comunque la risposta. 6. Quanti regali fai di solito e quanti ne ricevi? Allora, io di solito faccio 10 regali. Ne ricevo. Boh, non l'ho mai contati. Sì o no? 7, 8, 9, più o meno 10. Facciamo 10. Io faccio 10 regali e ne ricevo 10, però dipende, certe volte ne ricevo di più, certe volte di meno, dipende dall'anno. Poi, 7, preferisci la cena della vigilia o il pranzo di Natale? Io preferisco la cena della vigilia, è la mia preferita. Il pranzo di Natale no, mi viene un po' pesante, non lo so. 8. Ti piace fare i pacchetti o preferisci lasciare fare ai commessi dei negozi? Fai anche un bigliettino di auguri in allegato. Allora, io preferisco fare i regali. Io praticamente. Però dipende. Se devo andare in un negozio che il regalo lo fanno bene, allora sì, se no no. Fai i bigliettini di auguri in allegato? Sì, sempre. Io faccio sempre i bigliettini con il pacco. Poi 9. Pensi che la tecnologia abbia tolto la magia di ricevere per posta biglietti di auguri? Bella domanda. Io, allora, dato che è piccolo e non vedo niente, faccio fatica. Allora, non ho mai ricevuto per posta biglietti di auguri. Per cui, no, diciamo di no. Non penso che la tecnologia. Sì, beh, ha cambiato tutto, però non ho mai ricevuto un biglietto di auguri per posta. 10. Cosa pensi che sarà questo Natale 2020? Bella domanda. Secondo me cambia molto, anche perché non vedi le persone, quelli che vedevi lì ogni volta a Natale, non scambi i regali con i parenti, eccetera. Secondo me molte cose ha cambiato questo Natale 2020. Poi dipende ad esempio, io ho praticamente tutto qui vicino, per cui non ho mai persone. Gli unici parenti che ho sono praticamente verso Como, per cui a parte loro, ma gli altri parenti ce l'ho praticamente sotto casa. Poi, dato che per adesso io vivo con i miei, eccetera, alla fine siamo tutti insieme, non sono da sola, per cui questo, boh, secondo me sono più fortunata in questo. Per cui a me non è che mi ha cambiato molto, perché alla fine, boh, io preferisco stare a casa dove sono adesso che andare dai parenti. Per cui. L'ultimo, 11, taga chi vuoi. Allora, io non ho, non so veramente chi taggare, per cui l'uniche persone che taggo sono Betty82, spero che mi ricordo bene, e Ilaria94, e invece l'altra persona che ovviamente non mi ricordo il nome perché adesso non mi va internet e non so. Quelli che seguo, in poche parole, taggo tutti e in più taggo di più
Betty 82 e Ilaria 94, per cui se volete fare questo tag fatelo perché è molto bello. Le domande sono fatte e create da Sara Magic, che le ha fatte lei, e dato che sto sclerando, non ci sto capendo più niente, non va la connessione, cioè. Non va la connessione e ovviamente non posso neanche taggare o dire le persone, i nomi, perché non mi va. Oggi va così. E niente. Vabbè, io taggo queste due persone e taggo tutte le persone che seguo, per cui fatelo, perché è molto bello questo tag. Grazie per avermi taggata, grazie per aver fatto questo tag, perché è molto bello e... Detto questo, io vi auguro un buon anno 2021, spero che sarà un anno migliore, e buone feste, buon Natale. Noi ci vedremo a gennaio. Ciao ciao!